Amici di Rassegna Metropolitana, mi trovo qui con Mara Nicotra, è un ricercatore di tematiche ambientali che oggi si trova qui ad Augusta a parlare per il popolo inquinato e che diciamo, ha portato all'attenzione appunto quelle che sono le tematiche che legano l'inquinamento appunto a delle patologie. Ci può spiegare meglio appunto di cosa si tratta? Buonasera a tutti. Allora, in pratica oggi il popolo inquinato si è riunito ad Augusta proprio per attenzionare la problematica della cattiva qualità dell'aria e degli effetti che gli inquinanti industriali possono provocare sugli organismi, sulla biodiversità tutta, quindi compreso l'uomo. Lo stato di salute dell'aria del quadrilatero industriale di Melilli Priolo Augusta, così come quello di Gela e di Milazzo, non è salubre. Tutti i giorni noi siamo costretti a respirare veleni dalla zona industriale, veleni cancerogeni, veleni che invertono, alterano il nostro DNA. Il famoso professore Tomatis dell'OMS già negli anni 60 aveva scoperto la correlazione tra l'inquinamento e il cancro, ma purtroppo se ne parla poco perché troppi interessi girano attorno alla zona industriale. La politica ci ha abbandonato ed è per questo che noi cittadini del popolo inquinato abbiamo già esposto un documento denuncia alla Procura di Siracusa giorno 2 di ottobre, che si sta muovendo egregiamente, e oggi insieme a un pool di avvocati di Milazzo, di Gela e di Siracusa, ma in particolar modo di Milazzo, dove è accaduto un incidente veramente di grandi dimensioni alla raffineria, abbiamo diciamo, organizzato questo incontro per presentare praticamente un'azione civile, giudiziaria, collettiva verso gli assassini della salute pubblica e quindi verso le emissioni odorigene e cancerogene che ci stanno uccidendo col cancro H24. E non solo, noi pretendiamo anche il danno morale, il danno biologico, il danno agricolo, il danno economico, il danno turistico, perché si può fare. Quindi siamo veramente alla svolta, non siamo più soli, come magari alle minacce rispondiamo: non abbiamo paura, meglio morire con un colpo di pistola puntata alla tempia piuttosto che di cancro. Bene, grazie dottoressa Nicotra per la sua disponibilità. Qui da Rassegna Metropolitana è tutta, arrivederci Jessica Bellistri.